Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando della prima prova di maturità oggi, appunto sui banchi di scuola, per affrontare il tema di italiano, migliaia di studenti aretini. Insomma, giornata un po' particolare, risveglio traumatico e vediamo come andrà a finire, speriamo in buone tracce, soltanto questo. Paure, ansie per questi giorni di prova, ma anche tanta gioia pensando al proprio futuro. Oggi migliaia di studenti toscani iniziano la maturità. È un po' in ansia, però si tira avanti, tanto è l'ultimo sforzo, quindi sì. L'esercito dei 30.000 maturandi si confronta con autori come Quasimodo, Moravia, ma anche Piero Angela per l'analisi del testo, una sorpresa per molti. Una delle tracce di attualità invece prende spunto da un articolo di Repubblica, elogio nell'attesa dell'era di WhatsApp, mentre l'altra sulla lettera aperta all'ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che invitava durante il periodo pandemico a reintrodurre le prove scritte all'esame di maturità. Quella di oggi è a tutti gli effetti la prima maturità post-Covid. No, meglio la presenza da una parte, cioè comunque anche il contatto con tutti i compagni fa molto meglio rispetto alla DAD, insomma. Ci mettiamo sulla bilancia un pochino più di tensione, ma la componente a cui lei faceva riferimento, e quindi direi che essere tornati alla normalità è comunque un vantaggio e anche un successo, quindi affrontiamo questa prova. 6 ore di tempo a disposizione degli studenti, ma c'è chi riesce a terminarla entro le prime 3 ore. Allora, ho scelto l'analisi del testo in prosa, quello che trattava gli indifferenti di Alberto Moravia, conosciuta anche perché l'abbiamo trattata proprio a scuola, no? Non direttamente il testo, però un po' l'argomento in generale. E poi appunto nella produzione ho fatto dei collegamenti sempre con comunque gli autori che abbiamo trattato a scuola, un po' di conoscenze personali e via, sì. Il testo di attualità ho scelto, il secondo, che parlava praticamente di come viviamo in una società piena di attese ma sempre di rapidità, dove non riusciamo ad aspettare, vogliamo sempre tutto e subito, e per questo ci infuriamo, ci veniamo frustrati da questo. Era praticamente il mio tema, non è che avevo tante, come ho detto, non avevo tante altre opzioni, però sì. È andata bene, comunque almeno c'era un tema, sono contento, che potevo fare fattibile, insomma. Cioè, non si riusciva a trovare un tema da fare, cioè c'era per tutti. Ma qual è la prova che ti preoccupa di più? Quella di indirizzo, cioè abbiamo 3 giorni per farlo, bisogna realizzare un video. E quella forse sì. Poi gli orali, insomma, si possono dire parolacce in TV, no? Allora, quella mi preoccupa di più. E proprio in merito alla maturità, una nota polemica, in questo caso dell'ex ministro all'istruzione Patrizio Bianchi, perché una delle tracce di questa maturità 2023 riguardava proprio una lettera che era stata indirizzata allo stesso Bianchi. È stato, ha detto, un qualcosa di fuori luogo, considero inaudito e offensivo nei miei confronti, ma anche negli confronti dei ragazzi, incentrare appunto una traccia su una lettera che non si sa nemmeno chi l'abbia scritta, ha detto il ministro Bianchi, genericamente inviata appunto a me nel dicembre del 2021. Torniamo adesso invece a parlare della FIMER, perché c'è una nota che è arrivata dal fondo Greybull McLaren. Il futuro di FIMER, scrivono Terra Nuova, e il sostentamento dei suoi dipendenti sono a rischio senza una ragione valida. Questo è il comunicato stampa che è stato diffuso a distanza di poco più di una settimana dall'ultima udienza presso il Tribunale di Arezzo. I vertici appunto del fondo britannico da mesi hanno manifestato aperto interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini, ma come dicevamo, insomma, ancora un accordo di fatto non c'è. La nostra offerta, scrivono, di investire e sostenere la FIMER è disponibile da marzo, ma continuiamo ad affrontare degli ostacoli. Siamo ancora interessati a FIMER, chiude la nota, nonostante i danni significativi subiti nelle ultime settimane. All'azienda non resta molto tempo. Parliamo adesso invece di questa corsa dei 4.000, più di 4.000, arrivati da tutta Italia ad Arezzo per, pensate un po', un posto da infermiere, un concorsone, così viene
chiamato in gergo, che comunque servirà poi a stilare la importante graduatoria dalla quale poi pescare appunto i nuovi infermieri. È perché vorrei rientrare all'ospedale pubblico. È una bella differenza, più che altro di più sicurezza anche sul lavoro. Sperando di ottenere magari maggiori benefit o comunque sia una stabilità, vediamo un attimo. C'è chi sogna il posto fisso e chi invece vorrebbe avvicinarsi alla famiglia o magari allargarla. Per avvicinarci a casa. Sì. Per fare figli. Esatto, perché abbiamo un bimbo e diventa molto difficile la gestione da soli, quindi questo fondamentalmente. Arrivano da tutta Italia ad Arezzo per il concorso per infermieri. Utilizzeremo i tablet, quindi in poco tempo ci saranno delle domande, poi automaticamente il tablet blocca la possibilità di rispondere e dovremo chiudere per i primi di luglio. 4.746 candidati arrivati all'Arezzo Fiere Congressi per prendere parte al concorso bandito da ESSAR per un posto a tempo indeterminato nell'ASLA Toscana Centro. Io sono laureato da 3 anni, ho tentato vari concorsi, anche preparandomi, però è abbastanza difficile più che per i test ma per il numero di persone che concorrono. Oltre all'unico posto a tempo indeterminato, da questa procedura concorsuale si formeranno anche le graduatorie temporanee per assunzioni a tempo determinato. Vanno a comporre diverse graduatorie, quest'anno abbiamo previsto ogni azienda avrà la sua graduatoria, questo anche per convogliare la domanda e l'offerta, e presumo che verranno consumate tutte perché c'è un grande fabbisogno di personale. Chiaramente in questo momento è veramente necessario, grazie alla carenza di personale, assumere nuovi infermieri, anche perché il turnover non viene sostituito nelle varie aziende e viene sostituito eventualmente da contratti a tempo determinato o interinale che non danno continuità al sistema sanitario e pertanto non danno quella sicurezza poi di assistenza per le cure. Parliamo ancora del mondo infermieristico perché i 50 anni dalla prima diagnosi appunto infermieristica sono stati celebrati anche ad Arezzo. 50 anni di diagnosi infermieristiche nel mondo, un traguardo celebrato alla Borsa Merci di Arezzo. Queste diagnosi danno autonomia alla professione, pertanto noi come ordini professionali in questo caso sono a rappresentare 30.000 infermieri in Toscana, perché sono rappresentanza di OPI Toscana, siamo qui a rimarcare ancora di più che per poter far diagnosi, per poter dare una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini c'è bisogno di tempo e l'articolo 4 del codice deontologico proprio parla di relazione di tempo e tempo di cura. E proprio le professioni infermieristiche dell'ASLA Toscana Sud-Est sono state premiate a Boston. Festeggiamo qui ad Arezzo il 50° anno delle diagnosi infermieristiche NAND International. C'è un gruppo di infermieri, un network italiano che fa parte di questa grande comunità internazionale degli infermieri che studia e applica le diagnosi infermieristiche. E la settimana scorsa a Boston c'è stata questa grande celebrazione, 3 giorni per celebrare la nascita delle diagnosi infermieristiche nel mondo, a cui abbiamo partecipato anche noi e abbiamo avuto l'onore di essere premiati con il primo premio per l'implementazione che gli infermieri fanno delle diagnosi infermieristiche e del modello organizzativo del primary nursing nelle degenze dell'area medica, quindi grande orgoglio, grande gratitudine a tutti gli infermieri che si sono adoperati per raggiungere questo premio. Se il prossimo mercoledì 28 giugno alle 12 vi dovesse arrivare sul vostro smartphone o sul cellulare un SMS con l'avviso di una grave emergenza incombente, non preoccupatevi, si tratta solo di un test per stabilire il buon funzionamento appunto di un alert che la Protezione Civile sta proprio sperimentando in queste ore. L'esperimento è esteso a tutta la regione toscana e si concretizzerà, come dicevo, il prossimo mercoledì 28 giugno, poi passerà anche nelle altre regioni. Si chiama IT Alert ed è proprio il nuovo sistema di allarme pubblico proprio per informare direttamente la popolazione in caso, quello sì, di una vera calamità. Ma questo, come dicevamo, siamo appunto ancora nella fase della sperimentazione, quindi se mercoledì vi arriverà questo messaggio, davvero non vi preoccupate.
recuperato quasi completamente nel 2022, parliamo di turismo, il divario rispetto ai livelli pre-crisi sanitaria, ovviamente, con un'ulteriore crescita confermata anche nei primi mesi del 2023. Il rapporto IRPET sul turismo in Toscana nel 2022 appunto certifica la ripresa definitiva post-Covid. La Toscana si conferma una delle mete più richieste a livello mondiale per quello che riguarda le presenze, quelle straniere sono addirittura raddoppiate e non solo europei ma soprattutto extraeuropei. Le destinazioni marittime e quelle montane sono le uniche per il momento ad aver recuperato i livelli pre-Covid, stentano un po' le città d'arte, ma fra queste ci sono delle eccezioni proprio con delle performance importanti, tra cui appunto anche la città di Arezzo ed in particolar modo la Valdichiana, il Val d'Arno e il Casentino. E proprio parlando di turismo, appunto, la bella immagine della nostra città sarà portata anche a bordo dei taxi. Loro sono i primi interlocutori che un turista senza mezzo proprio trova quando arriva in città e quindi sono operatori turistici a tutti gli effetti. E noi che come fondazione cerchiamo di coinvolgere tutti gli attori del settore, abbiamo accettato di buon grado questa collaborazione con la cooperativa taxi che ci renderà dei servizi ai turisti, renderà dei servizi alla città. La promozione turistica che viaggia anche sui taxi cittadini. È stato così presentato il nuovo mezzo acquisito dalla cooperativa Taxi Arezzo che va ad arricchire l'offerta dai trasporti cittadini. Il nuovo pulmino, 9 posti, che andrà a coprire tante richieste che abbiamo dai nostri turisti che arrivano in città sempre maggiormente, dal turismo sportivo che affascina sempre di più e affolla sempre di più i nostri campi sportivi, i nostri palazzetti, i ragazzi che devono andare a volte nelle discoteche che chiedono dei mezzi più capienti, oltre che a trasportare i cittadini se vogliono andare fuori città senza nessun problema, in un'altra città o in un aeroporto il mezzo lo può fare. Fondamentale anche il supporto dell'imprenditoria aretina. Come società siamo sensibili a tutte quelle che sono le esigenze appunto della nostra città, anche perché c'è tanto fermento e quindi questo tipo di iniziativa che sostiene un qualcosa di utile è sicuramente apprezzato. Noi siamo vicini alla nostra città, amiamo la nostra città e partecipiamo volentieri ogni volta che ci sono iniziative di questo tipo. Nell'ambito dell'accordo, infine, la Fondazione Arezzo in Tour realizzerà materiali informativi che saranno utilizzati per brandizzare il veicolo, che così sarà esso stesso uno strumento di promozione turistica. Si avvicinano le celebrazioni per Luca Signorelli, a 500 anni dalla sua morte. L'opera Crocifisso di Cristo con Sant'Antonio Abate, Sant'Eligio e membri di una confraternita conservata nella chiesa di Sant'Antonio a Sansepolcro prenderà parte proprio alla mostra Signorelli 500 organizzata a Cortona. Le operazioni per la movimentazione e il trasporto dell'opera si sono svolte nella mattinata di ieri e tutte le fasi sono state seguite dalla soprintendenza dal Ministero della Cultura. In rappresentanza del Comune di Sansepolcro era presente l'assessore alla Cultura Francesca Mercati. Uno spazio che racconta emozioni, pensieri, storie, lo fa con l'allegria del colore e l'espressione artistica dell'arte di strada. Nasce così Impronte emotive, l'opera di street art realizzata interamente da un gruppo di ragazzi, adolescenti e adulti in carico al servizio di salute mentale della ASL zona Val d'Arno su una cabina elettrica di e-distribuzione. L'opera è nata da una bella idea dell'associazione di promozione sociale Aldebrand, ha spiegato l'assessore al sociale Sara Grifoni, e come amministrazione l'abbiamo accolta di buon grado. L'inaugurazione dell'opera è prevista per il prossimo sabato. Sono partiti i lavori invece per la ciclovia in Val Tiberina. Ci renderà più vicini e favorirà il turismo, perché chi viene a Sansepolcro ci viene 90% per Piero, la tappa successiva è Montetti o viceversa, e quindi passare anche da Anghiari, che è una bella cittadina, penso sia un qualcosa che rende omaggio alla nostra Val Tiberina. In bici da Sansepolcro a Montetti sulle orme di Piero della Francesca. Entra così nel vivo con la consegna dei lavori e il via ai cantieri il progetto di realizzazione della ciclovia Vecchia Ferrovia Appennino Centrale. Unire Sansepolcro ad Anghiari e a Montetti
già di per sé è un tracciato di grande fascino che sarà di grande richiamo non soltanto per le comunità locali che vorranno percorrere questo tracciato a piedi o in bicicletta, ma anche di grande richiamo turistico per poter assaporare attraverso la mobilità lenta questa bellissima parte di Toscana che è la Val Tiberina. L'investimento totale di 600.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Toscana e 150 dall'Unione dei Comuni e altrettanti dai tre comuni interessati dal progetto. Con l'obiettivo naturalmente di trovare le ulteriori risorse per arrivare a circa 2 milioni di euro per il completamento della ciclovia. C'è però un valore strategico importante, la Val Tiberina sarà cerniera, diciamo, per la strategia nazionale delle ciclopiste per quanto riguarda la Due Mari, dunque il collegamento fra Tirreno e Adriatico, e poi c'è l'elemento valoriale, c'è l'elemento paesaggistico, c'è l'elemento turistico. Il tracciato, che seguirà quello dell'ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, partirà da Sansepolcro e andrà verso Anghiari sino alle ville di Monterchi, con capolinea la località di Bagnaia, per un totale di 18 chilometri. Le terre di Piero oggi, una volta completata, possono essere percorse dai turisti, dai cicloamatori, da chiunque vuole, anche con questi mezzi, diciamo, chiamiamoli particolarmente slow, lenti, in cui il nostro territorio è molto adatto a questo turismo. E torniamo a parlare di giostra, perché venerdì 23 giugno alle 18.30 presso il percorso espositivo I colori della giostra al piano terra del Palazzo Comunale avrà luogo l'iscrizione della vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea nell'albo d'oro della giostra del Saracino, dipinto a mano dall'artista Claudio Milesi. Durante l'aggiornamento dell'albo d'oro, a partire dalle 18.15, il pubblico potrà accedere liberamente al percorso espositivo proprio dalla sua biglietteria. 50 libri donati all'associazione Donne Insieme, leggere ci aiuterà ad imparare la lingua italiana, e questa è appunto l'integrazione a cui ci ispiriamo, dice l'associazione aretina. La consulta delle pari opportunità del comune di Arezzo riesce dunque ad esprimere delle sinergie significative e a portare dei contributi davvero originali. 50 libri sono stati donati dalla biblioteca appunto all'associazione Donne Insieme, che a sua volta li metterà a disposizione di quanti ne vorranno beneficiare. Inizieranno il prossimo 23 di giugno le attività motorie nel parco fluviale lungo il torrente Ciuffenna a Terranuova Bracciolini, nell'ambito del progetto Sport nei Parchi, promosso da Sport e Salute e ANCI. Tutti i cittadini, bambini e adulti residenti nel comune valdarnese potranno partecipare gratuitamente a tutte le attività, purché in possesso di un certificato medico di buona salute. Il programma delle attività prevede lezioni di vari sport, tra cui la ginnastica artistica, la ritmica, il trampolino elastico, la ginnastica dolce, la pallacanestro e tanti altri. Come dicevamo, unica possibilità appunto per poter partecipare è essere in possesso comunque di un certificato medico. Ed infine chiudiamo il nostro telegiornale parlando sempre di maturità, ma con due, diciamo, maturandi un po' speciali, ovvero due calciatori dell'Arezzo. Sentiamo. Ciao a tutti, come vedete pure io sto studiando per l'esame di maturità che sosterrò nella scuola ITIS Galileo Galilei di Arezzo, e con questo video volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che come me andranno a sostenere questo importantissimo esame. Ciao ciao! Ciao a tutti, mi sto preparando anch'io per l'esame di maturità che svolgerò presso l'Istituto Angelo Vegni delle Capezzine in comune di Cortona. Volevo fare un grosso in bocca al lupo a tutti i maturandi che come me dovranno affrontare questo importante esame. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.